Queste sono 150 candele. E questo è un soffiatore super potente. Queste invece sono altre tre prove che ho fatto, non avendo aggeggi tecnologici particolari, per testarlo e capire il suo grado di potenza. Ora mettiamolo alla prova con il primo test, che è anche quello più ovvio, per cui di solito si utilizza un soffiatore. In questo momento mi trovo all'interno del pollaio e, come potete vedere, è pieno di foglie. Per prima cosa misurerò quanto è grande e successivamente cronometrerò quanto tempo impiego per pulirlo completamente. È grande 6 metri per 10. E ho piazzato anche un timer, così potete vedere direttamente quanto tempo impiego per pulire tutto qua dal pollaio. Si parte! Ma che potete! Tira su anche la terra! Grande! Guarda come funziona bene, potente! Sono quasi alla fine, guarda che onda! Interrompi, 5 minuti e ho pulito completamente il pollaio. Anche se in realtà devo dire una cosa, non avevo contato che l'erba all'interno del pollaio è più alta rispetto a quella del giardino, e quindi alcune foglie sono quasi impossibili da tirar via. E un'altra cosa che mi sono dimenticato di fare è di aprire la porta prima di pulire tutte le foglie. Guardate lì, sono tutte incastrate. Olè. In ogni caso, come prima prova, anche se è una valutazione totalmente arbitraria, mi sento di dare un 8 su 10. Ora passiamo al test numero 2. La seconda prova è quella della levitazione. E voi penserete subito, ma è impossibile volare con un soffiatore. Però in realtà, anche se per poco poco, dà una spinta verso l'alto. E adesso voglio misurarvi quanto è. Questa mi è d'aiuto. Secondo i miei calcoli, infatti, una volta che salirò sopra e azionerò il soffiatore, il peso che c'è scritto qui inizierà a diminuire, tanto quanto la potenza che eroga il soffiatore. Adesso lo testiamo. Ok ragazzi, siamo pronti a effettuare il test. Sta facendo? Sto provando a vedere se con il soffiatore riesco a alzarmi da terra un po'. Quanto peso riesci a togliere? Ma dai, te pare che te puoi far che la roba funziona, lì funziona, madre, funziona. Ma... dai, vieni a vedere. Ma funziona! Scommettiamo! Scommettiamo una pizza! Dai, vediamo quanti grammi mi alza. Per me mi alza. Cosa fa che ti alza? Mi alza, madre! Ma sono sicuro! L'aria che va in giù, per me mi alza. Prova a dire. Ma non ti alza, sarà la bilancia che. Io dico 10 grammi. Zero, per te niente. Pronti ragazzi? Allora, accensione qua. Come si fa ad accendere? Perché non si accende? Salirci sopra, Ah, ok. Con il soffiatore peso 73 kg e 6. Ok, adesso lo accendo piano. Guarda! Guarda! 73! 72! Adesso metto il turbo! Guarda roba! No, 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 non mi muovevo! Sì. Non mi muovevo! Allora, metti... prova tu allora! No, io non voglio che si veda quanto peso. Pensavo mi alzasse solamente di 10 grammi al massimo, invece mi ha alzato quasi di 2 kg. Quindi mi sento di dare una valutazione di 10 su 10. Passiamo al prossimo test. Test l'ho anche chiamato test dei pesi, adesso vi spiego meglio. Questo è esattamente un metro. Ah, non ho tenuto conto però della grandezza del tubo del soffiatore, quindi devo portarlo un po' più indietro. Ok, più o meno ci siamo. L'aria esce da qua. Anche se la ventola in realtà inizia molto prima. E adesso qui sopra posizionerò diversi oggetti di pesi diversi e vediamo quali il soffiatore riesce a spostare. Prima proviamo con un foglio di carta arrotolato. Vediamo se riesce a spostarla. Ma ho pochi dubbi, insomma. Ok, pronti con il primo peso. 3, 2, 1, via! Ok, al primo colpo senza turbo è andato. Adesso vediamo come si comporta invece con un cartone. Questo dovrebbe andare bene. Posizioniamo il secondo peso. Lo mettiamo così, così c'è anche meno superficie. Test numero 2 in 3, 2, 1. No!
c'è riuscito subito. Non l'avrei detto. Devo trovare qualcosa di più pesante. Per il terzo test ho bisogno di mio fratello Lucas. Ovviamente non proverò a spostare lui col soffiatore perché non ce la fa. Gli devo dare guanti e occhiali. Adesso vi spiego il perché. Proveremo a spostare un bicchiere. Prima un bicchiere vuoto e successivamente invece un bicchiere pieno d'acqua. Adesso Lucas si posizionerà sotto per prendere il bicchiere al volo. Lì sotto, dai, voltato. Cosa, perché voltato? Perché voltato sotto lì? Sì. Così mi casca addosso. Sì, è quello, così almeno lo prendi sicuramente, dai. In pratica Lucas è pronto a prendere il bicchiere nel momento in cui cadrà, forse. Si cadrà. Test del peso numero 3 in 3, 2, 1, via! Allora, la potenza 1 non lo sposta, adesso aumentiamo. E Lucas l'ha preso al volo, potente. Adesso però arriva il bello. Così non lo sposta mica, secondo me. Così non lo sposta, anche no, perché sennò ti prende te, Lucas. Ok, test numero 4 del peso. Lucas, sta attento, stavolta devi prenderlo. Intanto stanno passando un sacco di cavalli. E tutti vestiti da Babbo Natale. Guardate quanti che sono. Partiamo con la bassa potenza, anche se in realtà quasi... Spegnimento? No! L'ho detto io. Si è scaricata la GoPro, ma dai! Dai, chi se ne frega, ne hai altri due. Ok, siamo arrivati all'ora della verità. Questo è il test del peso numero 4. Vediamo se stavolta il bicchiere casca oppure no. 3, 2, 1. Attenzione! Sta ballando, sta ballando! Ti ha spostato. No, il power. Incredibile, ragazzi, è riuscito anche a spostare il bicchiere pieno d'acqua. Anche in questo caso darei un 10 su 10. Ultimo test. Per l'ultimo test sono passato a prendere delle cose. Se questa tipologia di video vi piace, iscrivetevi al canale. Dai che arriviamo ai 100.000. Le prime 50, adesso aggiungiamone altre 50. Prima il soffiatore è riuscito a spegnere fino alla 50esima candela, ovvero fino qui dove abbiamo segnato. Adesso vediamo se riesce anche a spegnerle tutte quante 100. Poi se ce la fa proveremo con 150. 3, 2, 1. Ce l'ha fatta. Potente, anche la centesima l'ha spenta. Ci sono 150 candele. Queste sono 50 e queste sono 100. Però adesso proviamo a vedere quante ne riesce a spegnere. Dai, fino in fondo, guardate, ha spento fino all'ultima candela, 151, perché l'ultima è quella che abbiamo utilizzato per accendere tutte le altre. Anche in questo caso 10 su 10. Ciao a tutti.